Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi video haul creativo, dove andremo insieme a spacchettare che cosa ho, tutti gli oggettini creativi che ho ordinato sempre dal sito Miniature Suite. Vi metto il link qui sotto, eccolo qui, potete trovarlo qui. Bene, prima di cominciare direi che come al solito possiamo andare con la sigla. Allora, vediamo un po' che cosa ho ordinato. Tiriamo fuori tutto. Come al solito, Miniature Suite manda tutto in queste graziosissime buste. Io le adoro, guardate che belle, sono anche super lucide al tatto. Allora, vediamo un attimino, perché non ricordo molto bene che cosa avevo ordinato, perché come ben sapete questi pacchi arrivano, se non sbaglio. Ecco, ho controllato, precisamente arriva da Hong Kong, quindi come ben sapete i pacchi ci mettono tra i 15 e i 20 giorni lavorativi, non solari, e quindi praticamente mi passa un mese da quando ho fatto l'ordine e non ricordo esattamente che cosa ho ordinato. Comunque andiamo insieme a vedere. Oddio, sono troppo emozionata. Allora, cominciamo. Dunque, allora, come al solito partiamo dall'omaggio. Allora, stavolta l'omaggio che mi hanno mandato, oh cielo, mamma mia, già vedo. Allora, sono questi graziosi rhinestone, sono praticamente le gemmettine che si possono incollare su qualsiasi cosa. Allora, me ne hanno inviati di due tipi, vedete? Allora, mi hanno inviato queste qua, che sono tipo delle perline, ve le zoomo. E queste non le avevo, vedete? Sono carinissime. Me le hanno mandate miste perché, vedete, ce ne sono di tantissimi colori e anche tantissime misure. E sono tutti perlati, vedete? Sono davvero troppo belli, grazie mille. E poi me ne hanno inviate ancora di queste qua, stile Swarovski. Naturalmente non sono Swarovski, però vedete che l'effetto è a gemma, praticamente come se fossero degli Swarovski. Non riesco a farveli vedere perché hanno deciso di stare tutti storti, ma insomma vedete, sono più o meno questi qua di tante misure e con un po' di colla potete incollarli dappertutto, e io li adoro questi qua, soprattutto per le mie creazioni, sia in fimo sia quelle in gel, sia quelle in resina UV, sono veramente utilissimi questi, quindi super super apprezzato. Eccolo qua, vedete, Miniature Suite, che questo è il solito cartellino, il sito che vi dicevo prima. Poi, allora, cominciamo. La prima cosa che ho ordinato questo stampino, vedete, che è praticamente la luna con la stella, è chiaramente opaco, ma a me poco interessa, userò questa creazione in resina per poi fare altre creazioni in fimo sopra. Poi vediamo, ho ordinato questi sacchetti sac à poche, che sono quelli appunto in realtà per i dolci, e io li userò per il silicone qua per fare delle cover. Poi vediamo cos'è questo. Ah, ecco, sì, e queste sono praticamente, aspettate che ve le apro. Allora, queste sono le punte per le sac à poche, che sono queste qui. Aspettate che ve le mostro. Eccole qua. Allora, sono di diverse forme. Adesso andiamo a vederle insieme. Allora, ho preso 4 punte e sono questa forma puntita classica sottile, poi c'è questa che vengono tipo col ciuffo di panna, però con questa forma qui, e dopo ne ho altre due, e sono, vediamo, questa che è il classico, ma proprio classico, vedete, ciuffo di panna, tipo panna spray, e poi c'è questo invece che viene più sottile. Insomma, sono molto contenta, non vedo l'ora di provarle. Allora,
Poi, allora, vediamo. Oh, oh, vedo altre gemmette. Oddio, sono bellissime. Bene, queste mi pare di averle prese io, il che è molto divertente perché praticamente le avevo prese io e me ne hanno anche mandate altre di omaggio. Allora, queste che sono praticamente quelle che vi avevo mostrato prima e queste che sono un po' più piccole. Vedete, sono super, super, super piccolissime per fare i dettagli piccoli. Quindi direi che per adesso sono tipo a posto perché ne ho davvero tantissime di queste qua. Poi vediamo cos'altro c'è. Questo, ah sì, allora questo qua l'ho preso, praticamente sono delle siringhette, vedete, da cui potete aspirare il colore e dalla punta qui schiacciando, qui vedete che è morbidissimo e sono tipo delle siringhette, andate con, adesso vi faccio vedere cosa intendo. Ne apro una così almeno vi spiego. Allora, sono tipo queste siringhette, vedete? E io vado a prendere il colore o la goccia di colore con la punta, schiacciando, vedete così, tira sul colore e poi quando vado ad applicarlo, schiaccio e viene giù il colore. E in questa maniera praticamente posso lavorare con più precisione per prendere appunto solo una o due gocce di colore invece di prenderne uno sfacelo e di fare un disastro. Poi vediamo, oh, queste sono le basi in metallo che avevo ordinato. Allora, vediamo un po'. Oddio, sono bellissime, le vedo già adesso così. Allora, che cosa ho preso? Cominciamo. Allora, ho preso, oddio, sono bellissime. Una stella, scusatemi, una luna con la stella. Un'altra luna con la stella, vediamo, di queste ne ho prese tre, sono uguali, vedete, sono la luna con la stella. Poi, no, non è vero, ne ho prese quattro, attenzione, quattro luna con la stella. Queste sono stupende, vedete, sono le chiavette a stella, sono delle chiavi con la stella e il ciondolo. E di queste ne ho prese, vediamo, uno, due sicuramente a stella e tre ne vedo, sono meravigliosamente belle, guardate che belle, vedo l'ora di farci un sacco di creazioni. Poi ho preso, vediamo, ah sì, queste che erano quelle con cui facevo le ho fatto delle fatine e ho intenzione di farne ancora e ne ho presi, mi sembra, 1, 2, 3, 4 e 5 perché queste qua sono veramente bellissime queste basi. Poi ho preso, oddio, questo che è tipo, sono delle ampolle, vedete, sono bellissime, sono sempre di metallo, però hanno la forma delle ampolle di vetro, vedete che belle, anche qui voglio farci delle cosette. Poi ho preso, ah sì sì sì, la luna, vedete, lo scettro, diciamo, e anche qui spero di farci delle cose molto interessanti, ne ho prese sicuramente due. Poi, no, ne ho prese quattro, guardate, ne ho altre due, cosa dici mai Elena? Poi ho preso queste ancore, sono bellissime, e sono spettacolari e volevo farci degli stampi anche per averne sempre un domani, vedete sono anche con l'effetto ossidato, è veramente bellissima quest'ancora. E pensavo di farci delle creazioni poi a tema mare visto che si avvicina l'estate. Poi ho preso queste stelline, eccole qui, che mamma mia che belle che sono, e praticamente vedete sono sempre a forma di chiave e hanno una stella dentro una stella e sono carinissime. E anche qua ho un sacco di idee, ne ho prese tre, qua c'è un'altra stella di prima. Poi ho preso le ultime due creazioni, no, le ultime tre forse. Allora ho preso queste che sono praticamente come gli hanno la forma di quegli orologi vecchi, vi ricordate che schiacciavate in alto e si apriva? E anche qui ho intenzione di farci sia lo stampo che alcune cosette. E poi ho preso queste stelline che mi piacevano tantissimo. Ve ne faccio vedere una e voglio farci assolutamente gli stampi perché ho deciso che se per caso ho bisogno di una luna per le mie creazioni di Sailor Moon, perché come ben sapete io amo Sailor Moon
e continuo sempre a far creazioni a tema Sailor Moon, ho pensato che questa poteva essere molto 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 carina e anche già il gancetto per attaccarle. Bene, e questa era l'haul completo creativo che ho acquistato. Spero di avervi tenuto compagnia, spero che questo video vi sia piaciuto. Qualsiasi cosa, non esitate, lasciatemi pure un commento sotto. E se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al mio canale, spolliciate all'insù e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!